Le case del Merlo, dal nonno di Armando, Sì. avevo un milanese, è stato lì quasi un anno, lavoravo e ci dava da mangiare. Stava lì. Quando sono venuti i partigiani, si è aggregato i partigiani, è Ah, scappato di questo là, si qua. è aggregato i partigiani. Era uno che ci piaceva un po' bere, Alzava il gomito. era partigiani. Si chiamava Caramba, Caramba. Caramba soprannome, Sì. Caramba. Andato dal prete di Sant'Antonino, si è fatto dare la veste del prete e il cappello dei tre cantoni, sai, i preti c'erano, Sì. e poi è andato a girare per Casteggio, a girare per Casteggio, è andato nel bar a bere, c'è arrivato la Sicherai, la Brigata Nera, l'hanno preso, l'hanno portato a Broni, No, non potete. l'hanno fatto morire con un cerchio qui, di Un cerchio ferro, e che stringeva. tutti i giorni ci davano un giro di viti, tutti Oh, madonna. i giorni stringevano, i giorni stringevano. Che Ha brutto. fatto morire, ha fatto morire col morone. Mamma mia, Ci mettevano la candela sotto le balle, bruciavano le balle, con la candela. non sapevano più cosa fare, veramente. Ma poi altre cose. Poi, alla fine, quando hanno finito lì il 25 di aprile, quei giorni lì, preso tre o quattro, li hanno messo contro il muro, come lì, e li hanno immurati, ci hanno tirato davanti un muro, li hanno immurati, Vivi. vivi. Mamma E mia. mi sembra che ci hanno detto, poi i brigatieri ci hanno detto, andate là, che sono immurati, può darsi che li salvate, Sono ancora ma lì. sono arrivati, ma erano già morti. Li hanno smollati, ma li hanno messo in piedi contro il muro e ci hanno tirato la qua dal lato. Vivi. A ripensarci. Qui dal Varzese, qui c'erano i partigiani, c'erano tanti partigiani. Qui c'era Fiorentini, il colonnello Fiorentini che comandava qui. E ne ha ammazzato così di partigiani, ha fucilato, a Pozzolgroppo c'erano tutti i capi di comando, c'erano Covini, Piumati, la fidanzata di Piumati, quello che abitava qui, Martinelli, abitava qui a Chiosano. Erano famiglie di milanesi che erano qua. E poi c'era Coini, erano in cinque, ci hanno arrivato, ci hanno bloccato lì, siamo stati partiti. E hanno fatto delle barbarie allora, Eh sì, hanno fatto delle barbarie. non riusciamo a immaginarle noi giovani, Eh no, anche se noi no. sono successe non, nemmeno poi chissà quanto tempo fa, voglio dire. Delle barbarie. Cavolo. Erano brutti momenti, Eh sì. specialmente d'inverno, poi la primavera, quando cominciavano a mettere le foglie, allora eravamo più tranquilli perché andavamo nei boschi Ma sì, ci si nascondeva meglio. e si nascondeva, perché non era mica come adesso. Adesso qui Ah. non si vede neanche più la terra. Allora c'era una pianta qui, una pianta là, una pianta là, e sta lontano ti vedevano. Ah beh, sì, se era tutto coltivato, sì. I boschi non erano mica come adesso. Ah beh, erano tutte terre coltivate, Erano tutte... coltivate qui. Veramente no. Erano momenti
momenti brutti, momenti brutti. Ad ogni modo, noi è andata bene che non hanno ammazzato i tedeschi. Sono stati i tedeschi. Allora, altrimenti facevano una strage. Sì, sì, ci prende. Finita la guerra dal 47, da lì, dal 50. È stato un po' duro, ma poi è andata bene, poi è cominciato a ripetere. Poi è arrivato nel 60, è arrivato il boom. Il boom, sì. Nel 60 è arrivato il boom. Allora è cominciato la gente a lavorare, andare via.